Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è sabato 2 aprile 2011 e vedete il titolo di questo video: Montezemolo in politica. Cioè, Luca Cordero di Montezemolo scende in politica. Beh, io oggi ho fatto una lettura meravigliosa, cari amici. E ringrazio il quotidiano torinese La Stampa per questo servizio. Vedete che servizio, cari amici? È a pagina 11, il primo piano, Primo piano, Montezemolo, Italia allo sbando. E poi, vedete, cari, a fianco di Montezemolo c'è Casini, Pier Ferdinando Casini, e vicino c'è Dario Franceschini. D'accordo? Ecco qua. Sembra la nuova trinità politica, tra dire e fare c'è di mezzo il mare. Ma vediamo un po' questo articolo, ce lo dico gli articoli, cari amici, che sono meglio di qualsiasi spettacolo teatrale, va bene? Allora, qua viene riportato, tra virgolette, cresce la tentazione di impegnarsi in politica, anche se tanti mi dicono, Luca, ma chi te lo fa fare? Analisi impietosa, un disastro che peggiora ogni giorno, con scene che sarebbero fuori posto in uno stadio. Vabbè, entriamo adesso nel cuore dell'articolo, va bene? È un articolo bellissimo. Allora, dice Luca, lo sapete che Luca Cordero di Montezemolo è da tanto tempo che è tentato di entrare in politica, d'accordo? Così sembra che egli ritenga che se entra in politica le sorti dell'Italia possano migliorare, va bene? Non tiene conto che in Italia ci sono già due grandi salvatori dell'Italia, ci sono già due salvatori, uno è Nichi Vendola, che marcia a 15.000 euro netti al mese, e l'altro è Nichi Vendola, l'uomo più buono d'Italia, che marcia a 15.000 euro al mese. E l'altro è Tonio Di Pietro, che è l'uomo più giusto d'Italia, che marcia pure lui a 15-20.000 euro al mese. Non tiene conto che esistono già due grandi salvatori. Salvatori, Nichi Vendola e Tonio Di Pietro. Ma vediamo un po'. Forse non ci dorme di notte Luca di Montezemolo al pensiero di dover salvare le sorti d'Italia, dice scendo non scendo. Spiega, dice Montezemolo, è riportato tra virgolette qua, perché quando si sente dire che se vuoi parlare di politica devi entrare in politica, qualcuno ha detto a Luca Cordero di Montezemolo, se tu vuoi parlare di politica scendi in politica, va bene? Allora lui dice, quando si sente dire che se vuoi parlare di politica devi entrare in politica, ebbene allora se la situazione continua a peggiorare e se questo è lo spettacolo che offre la nostra classe politica, a qualcuno può crescere la malsana idea di prenderli in parola. Come dire, se tu mi dici che io, Luca Cordero di Montezemolo, sono legittimato a parlare di politica se faccio il politico, se faccio la politica, e allora mi viene la voglia di prenderlo in parola, cioè, mi viene la voglia di scendere in politica. E poi dice che gli amici gli dicono gli amici, Luca, chi te lo fa fare ad esporti? La politica è una bestia pericolosa con cui è meglio non confrontarsi. E io a volte penso che abbiano ragione. E beh, ma Berlusconi ha fatto. Allora, lui dice che alcuni amici gli dicono, Luca, ma chi te lo fa fare ad esporti? La politica è una bestia pericolosa. E vabbè, ma il tuo collega Silvio Berlusconi l'ha affrontata questa bestia pericolosa? Sono 16 anni che l'affronta. E beh, fallo pure tu. D'accordo? Poi vedremo se verrai lasciato in pace tu, perché Berlusconi in questi 16 anni
a torto o ragione non l'hanno mai lasciato in pace. Vedremo se scendendo in politica ti lasciano in pace, vedremo. Intanto cominci a scendere in politica, tanto ti danno un coso, come si chiama, un feudo sicuro, che sono quelli dell'UDC, si chiamano i feudo piombati, corazzati, dove vieni senz'altro eletto. Già sei nato di tuo con la camicia di seta pura. Poi c'è un dialogo con Franceschini, poi se la vede anche con Pier Ferdinando Casini. Va bene? Ah, poi c'è scritto che Pier Ferdinando Casini sposa le preoccupazioni di Napolitano e conclude che se è così meglio andare al voto piuttosto che trascinarsi in questa agonia. Beh, allora dice, l'Italia allo sbando? Montezemolo, l'Italia allo sbando? Allora, questo è un bellissimo articolo, un bel servizio di cronaca politica, bello, bello, molto bello. Però se io fossi stato un giornalista della stampa, io gli avrei osservato che quando si afferma l'Italia allo sbando, è allo sbando in rapporto a che cosa? L'Italia è allo sbando in rapporto all'Italia o è allo sbando in rapporto agli altri paesi del mondo? Perché ci si deve confrontare con gli altri paesi del mondo. È vero, Luca Cordero di Montezemolo? Io ti invito pubblicamente, Luca Cordero di Montezemolo, visto che vuoi scendere in politica, da questa mia piccola TV pubblica, ti invito pubblicamente a dire se è più allo sbando l'Italia o la Grecia, che fa parte della comunità europea, dell'Europa Unita. Dimmi, di ai tuoi interlocutori se è più allo sbando l'Italia o la Grecia. Perché la Grecia è da diverso tempo che è stata messa nei paesi PIGS e ci ha avuto un prestito colossale dall'Europa. E mica ce l'abbiamo avuto noi un prestito colossale dall'Europa. Vuol dire che l'Italia ha retto meglio della Grecia e che la Grecia sta peggio dell'Europa. Poi ci sono arrivati pure i cinesi in Cina. Mi pare che hanno preso in affitto il porto del Pireo per 10 o 15 anni, Comprano tutti i cinesi con i loro fondi sovrani. Dici, l'Italia è allo sbando, ma è più allo sbando l'Italia o la Spagna dell'ottimo Luis Zapatero? Luis Zapatero non fa bunga bunga, fa bunga bunga, Non c'ha processi Luis Zapatero. Com'è che la Spagna dell'ottimo Luis Zapatero, da quando è arrivato Luis Zapatero, è entrata quasi subito nei paesi PIGS? E pensare al punto che è così disperato Luis Zapatero che ha già buttato la spugna, ha detto non mi ripresento più a fare il capo del governo. Perché? Spiega, di pubblicamente Luis Zapatero che in Spagna la disoccupazione generale, quella specifica giovanile, è più alta di quella che c'è in Italia. E perché Luca Cordero di Montezemolo non ci parli di Socrate in Portogallo, perché anche il Portogallo, come la Spagna e come la Grecia, sta da diverso tempo nei paesi PIGS. Perché? Eh sì, che Socrate non è quelli un famone di Berlusconi. E non ci parli dell'Irlanda, che sta precipitando giù a piccole nell'Oceano Atlantico. Non ci sono più quattrini in Irlanda. E non c'è mica quelli un famone di Berlusconi in Irlanda, che governa l'Irlanda. Perché non ci dici queste cose? Poi le devi dire, caro, le devi dire quando vai ai convegni. Io ti capisco, tu sei un imprenditore, io le capisco le ragioni degli imprenditori, sai? Lo so che mentre un lavoratore dipendente se resta disoccupato, magari c'ha per un certo periodo la cassa integrazione e i guadagni. Se un imprenditore fallisce e non ce l'ha la cassa integrazione guadagni, io le capisco queste cose, sai? Però non mi piacciono queste generalizzazioni, non mi piacciono. Sì, certo, il titolo non l'hai fatto tu, l'ha fatto il giornalista, però il giornalista avrebbe avuto il dovere, per conto mio, di rimettere a posto la situazione, di questo suo servizio relativo a Luca Cordero di Montezemolo, scrivendo un trafiletto dove precisa: sì, Montezemolo dice che l'Italia è allo sbando, però io, giornalista della stampa,
devo dire per correttezza che l'Italia è messa meglio della Grecia, della Spagna, del Portogallo e anche dell'Irlanda. D'accordo? Queste cose vanno dette. Poi, relativamente all'Italia allo sbando, io vorrei precisare che qua si fa il nome di Napolitano e Casini dice di condividere le preoccupazioni di Napolitano. Però bisogna precisare che Napolitano vive in una reggia dorata, va detto, questo va detto, il Quirinale è una reggia dorata. Io in tanti video ho già documentato che la reggia del Quirinale costa molto di più delle omologhe regge o palazzi spagnoli o tedesco, francese, persino l'Eliseo e il Regno Unito, Casa Bianca. Vanno dette queste cose, hanno dette, bisogna avere il coraggio di dirlo, di dirle. Se tu stesso dici che ti hanno detto che la politica è una bestia pericolosa con cui è meglio non confrontarsi, allora comincia già adesso che stai fuori dalla politica a dire qualcosina sulla reggia del Presidente della Repubblica, sui costi della reggia. Comincia a dire qualcosina anche sui costi di Palazzo Chigi. Comincia a dire qualcosina anche sui costi del Parlamento. I parlamentari si prendono dai 15 ai 20 mila euro al mese e quando un operaio delle officine della russa, la macchina russa, la Ferrari o della Fiat prendono 1.000-1.200 euro al mese. Tu poi qua hai parlato con Pier Ferdinando Casini e Dario Franceschini, ma gliel'hai detto per caso a Pier Ferdinando Casini che lui ci sta tanto bene dentro la politica, che si diverte tanto, Pier Ferdinando Casini. Lo sai, Luca Cordero di Montezemolo, che Pier Ferdinando Casini, come ex presidente della Camera dei Deputati, c'è diritto a viaggiare in auto blu con l'autista di Stato Oscar Mortem? Stesso trattamento di Fausto Bertinotti, anche Fausto Bertinotti, come ex presidente della Camera dei Deputati, ha diritto a viaggiare gratis, ad avere grazie l'auto blu e l'autista di Stato busca a morte. E perché non le dici queste cose? E l'Italia allo sbando? Ma confrontiamola con gli Stati Uniti in Italia e diciamo, per esempio, che in Italia non ci sono 30-40 milioni, facciamo la proporzione della popolazione, negli USA ci sono 30-40 milioni di statunitensi che non hanno diritto ai servizi sanitari, Facciamo le proporzioni, come se in Italia avessimo 4, 5, 6 milioni di italiani che non hanno il diritto all'assistenza sanitaria. Diciamole queste cose, parliamo. E poi come saranno i tuoi rapporti con Nichi Vendola e con Tonino Di Pietro? Perché tu sei tentato di entrare in politica, così come Walter Veltroni da 2-3 anni è tentato di andare a far del bene in Africa. Ma la devi vedere con Nichi Vendola e con Tonino Di Pietro. Ti vuoi confrontare con il leader di tale levatura? Luca di Montezemolo? E con costoro? Ma io sarò proprio curioso di vedere se tu deciderai di entrare in politica. Sono proprio curioso, perché sono già 2-3 anni che ne parli. Ogni tanto ti viene in mente di entrare in politica, ma poi non c'entri mai. E qua è bello questo, perché c'è scritto Luca, cioè riferisce, e Luca Cordero di Montezemolo riferisce che gli amici che gli vogliono bene gli dicono: Luca, chi te lo fa fare ad esporti? La politica è una bestia pericolosa con cui è meglio non confrontarsi. A volte io penso che abbiano ragione i miei amici. Vabbè, ma e quelli famoni di Silvio Berlusconi però l'ha affrontata questa bestia pericolosa che si chiama politica. E possiamo dire tutto quello che si vuole, ma com'è che resta sempre il leader più votato? Come mai? E tu non dici, Luca Cordero di Montezemolo, chi sono quegli infamoni che votano quegli infamoni di Premier, Silvio Berlusconi? Com'è che dopo 16 anni è pieno di processi e continua ad avere il partito che è il primo in Italia, è il primo, ma perché? Non ce lo dici questo? Di chi è la colpa se le cose vanno male in Italia?
È colpa di Silvio Berlusconi, ma devi dirci, sì, caro Luca Cordero di Montezemolo, devi dirci per quale motivo, con questo infamone di Berlusconi e con la crisi globale che abbiamo, che ha investito di più gli Stati Uniti che non noi italiani, ci devi dire per quale motivo l'Italia non è precipitata tra i paesi PIC come la Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda. Ce lo devi dire questo. Ma dici per esempio per quale motivo il premier britannico Cameron, dall'oggi al domani ha triplicato in Inghilterra, ha triplicato le tasse universitarie, le ha triplicate. E spiegacelo perché. A meno che tu non ci sia in te una rivalità, una nascosta rivalità nei confronti di un altro imprenditore che è Silvio Berlusconi, che è entrato in politica. Ha affrontato questa bestia pericolosa ed è un grande imprenditore, di certo è un imprenditore più potente di te, a meno che tu non lo voglia emulare, ma non ci riesci, caro, sai? Specialmente se ti metti con Pier Ferdinando Casini. Resti lì nascosto in un angolo. Magari è quello che vuoi, quello di non esporti troppo. Caro, vedo, ti ripeto, che hai parlato qua con Pier Ferdinando Casini e Dario Franceschini, ma gliel'hai detto a quattro occhi? Che è da troppo te tempo che loro due succhiano il latte dalle mammelle dello Stato? Ce l'hai avuto questo coraggio? Eh? Lo sai che quel discorso che fa Matteo Renzi, no? Il sindaco di Firenze, che non gliene fa scappare una la vecchia classe dirigente del PD. C'è Rosy Bindi che sta sempre con quel ditino lì a dire quello che si deve fare e non fare, e mi pare che si sta cuccando 4-5 legislature si sta cuccando, mica lo vuol mollare il potere. Dio quanto ci si deve stare bene. E caro, se te la fai con Pier Ferdinando Casini, gli devi chiedere: senti, Pier Ferdinando, ma è vero che tu ci avrai l'auto blu con l'autista di stato Husqvarna Morten? E fagli questa domanda, invece di stare sulle generali, fagli questa domandina. E vediamo cosa ti, vediamo se restate ancora amici con Pier Ferdinando Casini, d'accordo? Perché Pier Ferdinando Casini, per esempio, utilizza proprio il denaro del pubblico erario, un pubblico erario che viene riempito proprio dai soldi degli imprenditori del grande partito, delle partite IVA, i lavoratori autonomi, d'accordo? Caro, è una brutta bestia la politica. Vedremo se sarai capace di affrontarla. C'è un imprenditore, un tuo collega, che si chiama Silvio Berlusconi, che questo lavoro l'ha fatto e ancora ha elevati indici di gradimento, benché abbia tutto quel popò dei processi. C'è ancora un indice di gradimento molto elevato, chissà perché. Io, caro, ti chiedo pubblicamente però di intervenire in qualche modo e di spiegare, per esempio, a Casini e anche a Franceschini, che per quanto possa essere allo sbando l'Italia, è sempre meno allo sbando l'Italia che non la Spagna dell'ottimo Luisa Zapatero, il Portogallo di Socrates, la Grecia e l'Irlanda. Spiegale queste cose. Sì, lo so, ci sono tante cose da riformare, però altrove stanno peggio, e parlo di paesi europei, eh? Non è che parlo dell'Equatore, parlo di paesi europei nobili, Spagna, Portogallo, Irlanda e Grecia. Va bene, staremo a vedere come va a finire, cari amici, questa faccenda, eh? Staremo proprio, sarà proprio bello, eh? Vedete? Un imprenditore che sta tra due politici, capito? Due politici, e uno di questi due politici, Pier Ferdinando Casini, quale ex e Presidente della Camera dei Deputati ha acquisito il diritto ad andare con l'auto blu e con l'autista di Stato sino alla morte, anche se non dovesse più essere eletto in Parlamento. Caro, io ti dico una cosa, caro Montezemolo, Cordero Montezemolo, c'è un mio video intitolato Se io fossi il Premier, dove io dico che i politici, i governanti, dovrebbero ispirarsi a quello che scriveva Platone
nel suo celebre dialogo La Repubblica, devono essere privi di proprietà privata, se non altro per la durata del mandato. Cioè, i politici non devono avere niente se non il rimborso delle spese, vitto, alloggio e spostamento sui mezzi pubblici, tranne gli aerei. Io ti dico questo, se tu adotterai il mio consiglio e ti presenterai alle elezioni, casomai tu scendessi in politica con tale programma, tu conquisterai Palazzo Chigi. D'accordo? Cari amici, chi di voi mi ascolta e conosce Luca Cordero di Montezemolo, è pregato di mandargli questo video, perché se gli seguirà il mio consiglio, vincerà le elezioni e andrà a Palazzo Chigi. Grazie, cari amici, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.